Eccolo Steve Lomai, ragazzi, rieccoci quanti, carichi pimpanti, Arzile nel canale, un altro video insieme in cui dobbiamo partire subito con la notizia ovviamente ufficiale, con il comunicato da parte di Juventus del trasferimento di Ernesto Barrenechea da, appunto dalla Juventus al Frosinone. Chiaramente il ragazzo era ormai sicuro o quasi di rimanere in prima squadra perché comunque aveva brillato, ma evidentemente non è stato considerato forse all'altezza nell'ultimo periodo appunto della tournée estiva per essere aggregato ufficialmente alla Rosa di Allegri. Quindi magari si è pensato di fargli fare un'altra esperienza a Frosinone, dove imparerà sicuramente moltissimo, in prestito comunque con controriscatto, quindi comunque avremo la possibilità di riportarlo indietro, sicuramente è uno di quei centrocampisti muscolari che possono sempre tornare utili anche per fare numero. Non è uno di quei centrocampisti che ti dava qualità, che è la cosa che manca in questo momento al nostro centrocampo, anche inventiva, no? Là davanti, uno che possa fare da connettore tra centrocampo e l'attacco, e quindi sicuramente farà una bella esperienza. Speriamo di che torni dopo un anno, e sicuramente aiuterà anche il Frosinone nella sua corsa per la salvezza. Quindi auguriamo il massimo della felicità e in bocca al lupo al nostro Enzo, che ricordiamo ha giocato ben 74 partite tra Next Gen e prima squadra, e comunque ha esordito anche in partite molto importanti, tra cui quella col Paris Saint-Germain. Quindi ha acquisito un bagaglio tecnico tale da poter andare direttamente a giocare comunque le sue carte in una serie A, anche se bassa, però comunque con la possibilità di emergere, di fare tanto minutaggio, di rientrare in un progetto comunque serio di una squadra che dopo la Serie B vinta vuole puntare a rimanere in Serie A, e quindi diciamo che maturando questa esperienza potrà tornare sicuramente alla Juventus con un bagaglio notevole. Quindi vediamo un po' quale sarà l'esito di questa nuova stagione col Frosinone. Io sono convinto che il ragazzo farà bene, ha delle ottime potenzialità, poi vedremo i ciocciari come decideranno di giocare. E di sicuro, visto come giochiamo noi, ci daranno sicuramente del filo da torcere, specialmente quando giocheremo là a Frosinone da loro. Ecco, altre notizie interessanti sono quello che riguardano appunto Samardžić, che in questo momento insieme a Diarra, infatti volevo parlarvi proprio di questi due ragazzi, sono gli unici colpi a centrocampo che in teoria Giuntoli potrebbe ancora fare, nonostante appunto ci sia ancora da appianare il bilancio e non poco, e nonostante e non si sia mosso ancora nulla. Quindi, prima di tutto, voglio ringraziare della vostra presenza. Un salutone a tutti quanti gli iscritti e anche agli abbonati. Un bacione fortissimo e grazie di essere nel canale. Allora, come stavamo dicendo, la trattativa per la prodi di Lazar Samardžić dell'Inter sembrava appunto andare a gonfie vele con il ragazzo che aveva anche svolto le visite mediche al CONI. L'arrivo a Milano del padre del calciatore ha complicato tutto, facendo irrigidire la posizione dei nerazzurri e riaprendo tutte le discussioni sul calciatore, obiettivo di mercato appunto anche della Juventus, e per cui già giunto le mani stanno comunque trattando. Calciomercato.com tra l'altro svela un precedente riguardante il padre del centrocampista risalente all'estate 2021, quando invece a bussare alla porta del calciatore c'era il Venezia. Il calciatore era all'Ipsia e dopo aver dato il suo sì per la prova a Venezia, il padre si accordò con l'Udinese non tenendo fede alla parola data. Quindi è già successo un precedente del genere, e quindi non c'è da stupirsi assolutamente se questo si sta ripetendo in questa fase invece con l'Inter, e ovviamente questo ci dà la possibilità di trattare fino all'ultimo con i friulani. Ovviamente sul piatto andranno sicuramente 25 milioni come minimo, e quindi noi comunque dovremo buttare tra virgolette la cifra ricevuta da Zaccaria e comunque anche da Pellegrini Rovella quasi interamente su un giocatore solo. Quindi anche qui è un rischio che ti vai a prendere. Ovviamente è un giocatore giovane e sappiamo come Allegri faccia fatica ad inserire i giovani, quindi vediamo appunto il da farsi. Sicuramente è uno dei nomi più caldi insieme a Diarra, per cui, come ho detto, Manna e Giuntoli stanno studiando il colpo con lo Strasburgo e parlando anche tramite contatti telefonici. E ecco, l'altra notizia importante da dare è quella su Zaccaria, perché c'è stata una grossa plusvalenza derivante appunto dalla cessione ufficiale al Monaco, registrando un utile proprio a tutti gli effetti tra ingaggio non dato più al giocatore e ovviamente la differenza tra i 5 milioni di indennizzo pagati al Borussia Mönchengladbach e quello che abbiamo incassato, 20 milioni dal Monaco. Quindi, diciamo, l'addio dello Svizzero è valsa una plusvalenza da 4,6 milioni totali per il club, una percentuale di quanto incassato invece andrà come d'accordo a Mönchengladbach. Quindi, Giuntoli in ogni caso continua a fare bene nelle cessioni, ma quello che noi tifosi ci stiamo chiedendo è se sia in grado anche di fare mercato in entrata, perché è vero che a cedere, non dico che sono buoni tutti, ma quasi. È vero anche che Cherubini e chiunque sia stato primo non era in grado di cedere, ed è il motivo per cui ci siamo trovati con un rosso ancora grosso di 200 milioni, però adesso è il momento di far vedere di che pasta è fatto il nostro direttore toscano. Quindi
stiamo un attimo sornioni, cerchiamo di non indignarci più di tanto, anche se stamattina veramente mi è fumata la testa quando ho visto via Illing e Sulé per arrivare a Berardi e poi Chiesa si è sacrificato al PSG, addirittura in uno scambio per Donnarumma. È chiaro che sono diventato uno tipo una pentola a pressione, non ho potuto resistere e fare uno sfogo comunque condiviso poi da voi tutti in chat. Quindi diciamo che la situazione è abbastanza chiara in questo momento, cioè non ci sono colpi di coda, come alcuni di voi, tra cui Sergio che saluto in chat, e come hanno detto anche poi tutti i giornalisti di punta che seguono il mercato bianconero, ci saranno veramente dei colpi solo probabilmente nell'ultima settimana di agosto e non prima. E sembra veramente che proprio questa situazione si stia verificando, perché anche adesso tante parole, ma niente arrosto, tanto fumo e niente arrosto. Però ecco, diciamo che giunte le mani, come vi stavo dicendo, sono ancora molto vigili su di Arrà. E quindi la situazione in questo momento è ferma, perché non ci sono ancora offerte sul piatto da parte della Juventus, anche se lo Strasburgo ha fatto il prezzo del ragazzo. Però diciamo che al momento, come vi stavo dicendo all'inizio del video, Habib Diarra è uno dei primi nomi nel mercato del bianconero, quindi sul taccuino dei due direttori sportivi. E quindi vediamo appunto il da farsi. Insomma, noi stiamo aspettando di fare una mossa solo nel momento in cui, secondo me, incassiamo i soldi ufficialmente di Zaccaria, di De Winter, di Rovella e di Pellegrini, che non sono ancora stati bonificati dalle rispettive squadre. Quindi dobbiamo assolutamente incassare dal Monaco, dal Genoa e ovviamente dalla Lazio. Ecco, il club francese sta aspettando la mossa dei bianconeri. Questo è interessante. Intanto sta respingendo l'offerta arrivata a ribasso da parte di Lens e Wolfsburg, che sono attorno ai 14 milioni, non di più. Quindi noi abbiamo questa chance di girare 20 milioni, che è la richiesta del club francese, proprio nelle casse dello Strasburgo. Quindi sta semplicemente a noi chiudere la trattativa. C'è l'ok del giocatore, c'è l'ok del club dello Strasburgo che ha già appunto l'accordo con Giunta Lehmanna, quindi anche qui bisogna soltanto aspettare il momento giusto e fare la mossa. Anche qui ricordandoci che secondo me Giunta Lehmanna possono far uscire dei soldi solamente ed esclusivamente quando si è raggiunto almeno la quota di 140 milioni diciamo di appianamento del bilancio. Dopodiché, essendo già a zero con i costi, cosa succede? Quando tu vai ad acquistare il giocatore, semplicemente utilizzi i soldi che ti sono entrati successivamente. Quindi, secondo me, diciamo, varrebbe la pena aspettare perché almeno tutte queste operazioni le fai col bilancio sano, cosa che noi con Paratici e con comunque chi c'è stato prima di adesso non succedeva. E quindi noi ci trovavamo nel gozzo milioni, migliaia di debiti e comunque la squadra, anche se era competitiva, a un certo punto arriva a fine corsa e non riesci più a riaprire un ciclo, proprio perché e continui a non riuscire a pagare gli ingaggi, non riuscire a trovare giocatori non solo a parametro zero, ma anche giovani da valorizzare, e quindi prima o poi non riesci più a tornare competitivo, cosa che hanno capito Bayern Monaco, City, Lipsia, Paris Saint-Germain, Chelsea, City, Barcellona, Real Madrid, tutte queste squadre che sono molto lungimiranti e vanno a prendere i ragazzi dal Brasile, dall'Argentina, dall'Est Europa, insomma, si muovono molto prima degli altri. Pagano i cartellini senza dilazionare a volte, però coltivano dei veri e propri gioiellini che diventano campioni. Basti solo pensare a Vinicius Junior, non lo conosceva nessuno, ma anche tanti, Foden, Musiala, ne potremmo citare veramente a centinaia. Ecco, quindi diciamo che bisogna soltanto essere pazienti, aspettare, però ovviamente essendo tifosi critici dobbiamo anche farci delle domande, darci delle risposte, vedere cosa sta facendo Elkan e come si sta muovendo appunto nei confronti della Juventus. C'è da dire che sembra veramente quasi una svendita al ribasso proprio per vendere la società. Non abbiamo ancora le certezze che questo possa succedere, però viene a pensare che se questo CEO, appunto di Exor, che è proprietario al 63,8% di Juventus, continua a fare miliardi di utili con gli altri asset e in Juventus è in rosso e non intende trovare nessun sistema per appianare il bilancio, diciamo iniettando capitale, ok, facendo le iniziative per creare utile, è chiaro che sta cercando in tutti i modi di appianare quei debiti lì, lasciare comunque l'organigramma tale quale e poi vendere l'azienda in maniera sana. Viene da pensare, poi magari non succede, però insomma, bisognerebbe veramente che ci fosse un po' più trasparenza, ecco. Quindi questo è un po' il succo di quello che sta succedendo, e diciamo che nient'altro salta fuori in questo momento, anche tutti i nomi che avevamo sentito precedentemente sembrano comunque essere passati in sordina. Quindi oltre Diarra e appunto Samardzic non si parla più di Thuram ultimamente, non si sta parlando di Holm, che secondo me ormai è sfumato, era un obiettivo,
e ovviamente anche di Lukaku. Si dice qualcosa, ma secondo me, per come è messa la Juventus a livello di bilancio, non ci possiamo permettere uno scambio con Vlahovic, ma solamente un prestito con riscatto obbligo in base ai traguardi raggiunti e le performance del giocatore, che secondo me è la cosa migliore, perché ti porti in casa un giocatore di 30 anni, magari sì, gli paghi un grosso ingaggio, un anno solo per vedere come funziona e che statistica ha a livello di gol, e poi se non ti piace lo mandi dietro, come è successo con Paredes, Di Maria, che non ha rinnovato il contratto, e buona lì. Ditemi la vostra, un bel pollicione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. A presto come sempre, grazie di esserci, un abbraccio forte da me Danila. Come sempre vi ricordo, prima di concludere, iscrivetevi anche al secondo canale Calcio Wall 11 qua sotto in descrizione, sotto il link e gli hashtag, e scrivetemi in privato anche su Facebook, Stivello Magno, e contattatemi per chiedermi l'amicizia, e anche lì vi farò avere le notifiche di tutti quei video che magari non vi arrivano tramite YouTube, ma tramite smartphone, appunto tirate giù la tendina di Facebook e potete seguirli anche lì. Ciao ragazzi, a presto!